Siamo in compagnia di Domenico De Giorgio, professore all'Università Cattolica. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno a te Alexandra, a voi gli ascoltatori e come sempre grazie per l'invito. Innanzitutto vorrei partire con una domanda legata al petrolio ma anche all'inflazione. A suo avviso sono stati sottovalutati questi rialzi dei prezzi dalle banche centrali perché avevo fatto vedere proprio poco fa ai nostri telespettatori l'apertura del WSJ Consumers Feel the Pinches Prices Rise, ovvero iniziano già a risentire i consumatori la pressione inflazionistica al rialzo, soprattutto per quanto concerne naturalmente i prezzi al consumo. E questo è un tema che sta diventando filosofico più che economico. Capire cosa si misuri rende l'affermazione sia vera che falsa, è un po' come il gatto di Schrödinger, può essere vivo e morto allo stesso momento. Effettivamente la situazione è complessa, perché ci sono alcuni panieri di beni che stanno decollando in termini di prezzi. Ci sono delle aspettative di inflazione che complessivamente rimangono ben all'interno dei loro range storici, quindi parliamo del futuro, delle aspettative del mercato sul futuro. E poi parliamo degli aggregati di beni, gli aggregati di beni ad alta frequenza d'acquisto, gli aggregati di beni centrali nei panieri d'acquisto. E come dire, i colli di bottiglia dentro le catene di fornitura a livello globale. Ora, questo mischione rende la comprensione del fenomeno che si vuole misurare sempre vera o sempre falsa, a seconda di quale punto d'osservazione uno prenda. Se uno guarda soltanto la superficie del mare, nota delle profonde increspature e quindi dice c'è inflazione. Alcuni beni stanno decollando in termini di prezzo e si sta facendo in modo che alcune categorie di beni, per esempio l'immobiliare, specie negli Stati Uniti, si incendino. Poi uno guarda invece le ragioni di questi incendi e dice sono legati a delle costrizioni temporanee della offerta di beni e servizi che fanno parte della fase iniziale della costruzione di questi oggetti ad alto prezzo. E allora uno dice: beh, però se è così sarà una fiammata transitoria. E per quanto riguarda la mia posizione, che ho già espresso a questi microfoni, tutto sta nel capire cosa ne sarà della montagna letterale di risparmio che le famiglie, quindi il settore istituzionale del settore privato, escludendo le aziende, escludendo i governi, le famiglie per una confluenza di fattori hanno accumulato del risparmio con una rapidità mai registrata prima nella storia da quando abbiamo i dati, insomma, negli ultimi 80 anni per gli Stati Uniti e negli ultimi 40 per l'Europa. Quindi se le famiglie con questo risparmio effettueranno degli accantonamenti permanenti contro futuri shock, non avremo inflazione. Se invece le famiglie questo risparmio lo hanno soltanto accumulato perché non hanno potuto spendere per il Covid, per il lockdown, per il risparmio precauzionale, questo diluvio di risorse nei loro conti correnti, ecco allora lì potremmo vedere una perdurante un fenomeno inflattivo che va al di là dei semplici colli di bottiglia delle catene di produzione a livello internazionale, parlo dei container per esempio che scarseggiano. E allora il tutto sta lì, se la ripresa economica e la ricostruzione dei posti di lavoro innesca anche un rilassamento di questi cordoni, sì, la fiammata inflazionistica potrebbe essere importante. Viceversa no, e quindi avrebbero ragione o le banche centrali che predicano una non esistenza dell'inflazione a livello strutturale e avrebbero torto quelli che dicono invece occhio, il fenomeno potrebbe essere più che transitorio.
Intanto volevo fare anche un commento un po' più specifico sul petrolio perché poi vorrei dedicare anche qualche minuto alla campagna vaccinale, in quanto è il tema principale perché proprio dalla campagna vaccinale dipende anche la ripresa economica. Però tornando al petrolio, quanto impatto potrebbe avere la situazione in India nel medio termine? E soprattutto che cosa possiamo attenderci a livello di prezzi fino alla fine del secondo trimestre, che non manca anche troppo. Allora, suggerisco una chiave di interpretazione molto, molto semplice per evitare di andare in inutili tecnicismi. Sostanzialmente il petrolio adesso è ritornato là dove la sorpresa del non aumento della produzione OPEC lo aveva spinto in maniera del tutto farlocca, ovviamente, come era chiaro, nel mese di marzo. Quindi siamo lì. Quindi, by and large, facendo un conto molto 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 semplice, il mercato ha riaggiustato il prezzo del petrolio a fronte dell'aumento della produzione, dei prezzi del petrolio, delle quantità di petrolio da parte dell'OPEC, riportandolo in area 65. Quindi vuol dire che il mercato sta considerando che in aggiunta all'aumento di produzione OPEC Plus, si è riguadagnato più o meno 1 milione di barili di domanda, che è poco, è molto poco. Se consideriamo l'accelerazione che stanno avendo le campagne vaccinali in Stati Uniti ed Europa, ci rendiamo conto di quanto pesi l'est del mondo nel paniere globale della domanda di petrolio. Quindi, guardando le curve, come spesso insomma, mi faccio, continuo a notare che la gobba dei prezzi è tutta davanti, non è dietro. Quindi il 2022 e il 2023 si trovano diversi dollari al di sotto del livello che vediamo noi in pagina, il che mi dice che la ripresa di domanda di combustibili fossili, il mercato oggi la vede arrancare rispetto alla ripresa di quota dell'offerta. Per cui sì, la risposta è molto importante il ruolo che gioca l'India e è già nella situazione nella quale l'OPEC Plus aveva evitato di aumentare le proprie quote di produzione, si erano sentiti dei mugugni piuttosto importanti da parte di Modi e da parte di diversi altri alti papaveri cinesi. Si era sentito dire che bisogna rivedere le forniture, che bisogna ridimensionare l'affidabilità delle forniture OPEC, che bisogna ripensare anche a fonti diverse dal petrolio. E quindi questa narrativa purtroppo sta diventando sempre meno episodica da parte dei grandi consumatori, perché non dimentichiamo che i grandi consumatori sono loro, India, Cina, tutta la parte del Far East. E noi in Europa comunque siamo su un sentiero di elevato consumo, ma in traiettoria decrescente. Il Green Deal europeo, l'amministrazione Biden, eccetera, eccetera, negli Stati Uniti stanno tutti, come dire, disegnando uno scenario all'interno del quale il petrolio giocherà un ruolo meno rilevante. Non è ovviamente escludibile dall'equazione il petrolio oggi, però il mercato si sta posizionando su un sentiero rispetto al quale la situazione contingente non è destinata a durare nei prezzi. Ecco, questo era un punto importante, quindi l'ennesima conferma che bisogna seguire con tanta attenzione tutto ciò che accade in India, in quanto uno degli importatori principali, insieme Eh sì. naturalmente alla Cina. Poi, per carità, per quanto l'Europa, ma soprattutto gli Stati Uniti, poi l'Europa è sempre stata molto più green rispetto agli Stati Uniti, però anche gli Stati Uniti rimangono un fattore per il momento almeno principale per quanto riguarda le fluttuazioni del petrolio. Intanto volevo spostarmi su un altro argomento. Oggi, proprio poco fa, l'AD del colosso Pfizer, Burula, ha annunciato su LinkedIn che per quest'anno 3 miliardi di dosi e 4 miliardi di dosi ha annunciato naturalmente un aumento. Poi abbiamo visto proprio settimana scorsa le trimestrali di Pfizer che sono state estremamente positive, soprattutto la guidance, si tratta di 27 miliardi di dollari per il secondo trimestre, quindi di una somma piuttosto
piuttosto importante legata al Covid, quindi il Covid tra l'altro è riuscito ad arricchire tantissimi protagonisti nell'ambito delle case farmaceutiche, ma anche nell'ambito del biotech. Moderna, per esempio, ha registrato primo trimestre di guadagni, questo non era mai 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 successo sinora. Intanto le chiedo che cosa ne pensa della decisione di Biden di proporre una sospensione dei brevetti, e potrebbe come dire creare nell'immediato una competizione più importante e soprattutto risolvere il problema legato alla carenza dei vaccini. Anche questo è un tema sul quale è difficile prendere posizioni nette, perché uno potrebbe pure dire gli Stati Uniti, adesso che si sono vaccinati, propongono, no, di allentare le maglie sui brevetti. La qualcosa peraltro non è il fattore discriminante nella disponibilità poi finale delle fiale vaccinali. Ci sono tutta una serie di elementi molto complessi che non fanno parte del mio set di competenze, ma che leggendo qui e là deduco che non è il vaccino l'unico elemento avendo il quale si innesca la catena di produzione poi a livello globale. Senza dubbio ci sono diversi punti di considerazione qua. Il primo è che una pandemia non è una cosa normale. Quindi durante una pandemia effettuare delle lotte di tipo protezionistico barra di retroguardia non può pagare, no, e definitivamente non paga nel breve, ma nel medio no. Quindi la palla che lancia Biden è: dentro un contesto pandemico la logica dei brevetti funziona? Viceversa, l'Europa risponde: in termini strutturali i brevetti servono. Cioè, nel continuo, okay, in situazioni non eccezionali, i brevetti sono il sale della competizione commerciale, tecnologica, tra alcuni colossi che si avvantaggiano anche poi del ruolo dell'investimento del settore pubblico. Per cui anche qui, in base al punto d'osservazione, si può dire hanno ragione entrambi. Nella situazione attuale, secondo me, il brevetto non è il fattore dirimente. Okay. Il fattore dirimente è l'intera, come dire, decentralizzazione che si è fatta verso alcune economie, sistemi, in particolare l'India, che è diventata, come la Cina, la fabbrica del mondo per alcuni mondi evoluti. È lì che si producono alcuni farmaci, per una decisione di tipo strategico. Ora, quella decisione in un contesto pandemico risulta non premiante, e l'atteggiamento statunitense lo dimostra. Loro hanno gli impianti lì, hanno le case lì, hanno gli elementi lì e dicono: beh, adesso possiamo liberalizzare per un periodo di tempo. È un waiver, non è una sospensione dei brevetti, non è una cancellazione, è un waiver, quindi è una finestra di tempo dentro la quale si dice: guarda, ti do la possibilità di approvvigionarti della ricetta, ma se non ho gli ingredienti e non ho le skill per poterlo fare, come lo produco? Quindi è un tema, appunto, sì, sul quale potremmo prendere entrambi i lati, però l'India chiaramente, come secondo consumatore a livello globale, chiaramente non può rimanere con la crisi Covid che ha adesso. Ecco, sì, perché è nell'interesse un po' di tutti i paesi che tutto il mondo si riprenda da questa pandemia. Certo, e poi c'è il COVAX, l'alleanza, come dire, per i paesi poveri, che si approvvigiona prevalentemente di vaccini che vengono in qualche maniera rifiutati dal mondo occidentale. C'è il Sinovac, c'è lo Sputnik, insomma tutti i vaccini che noi non vogliamo li deflettiamo verso i paesi tra virgolette poveri, per cui anche questa logica non so quanto sia premiante. Se poi non c'è copertura, come si sta dimostrando sul vaccino cinese, non capisco che logica abbia tutto questo, se il mondo è quello che è, cioè un'unica sfera globalizzata. Io la ringrazio, continueremo la prossima volta il nostro discorso sia sulle materie prime ma sia sulla campagna vaccinale. Domenico De Giorgio, professore Università Cattolica, grazie e buon proseguimento. A voi, buon lavoro, a presto.